soprattutto nella città, ma la bellezza, diciamo, la ciliegina sulla torta è proprio questa, che mi fece contattare da uno dei casting napoletani e mi chiese appunto, sai, mi piacerebbe, giro questo film a Napoli. E lui credo che sia di origini meridionali, se non sbaglio, pugliese, siciliano, adesso Siciliano, siciliano. non so. Dal cognome Calà, insomma, è facile, però chiaramente lui è un nord-nord-est doc ormai, quindi questa commissione è stata divertente. Ci siamo presi un grande spavento. Io quel giorno non ero su set quando ho avuto il suo infortunio, la schiccherina, come si dice, al cuore, però insomma, poi si è ripreso molto bene. Siamo riusciti a finire il film, ci siamo rincontrati dopo tanti anni. Con grande gioia, perché è stata una festa già lì sul set. Per quanto lui abbia pochi anni più di me, quindi considerati coetanei, insomma, e nonostante lui fosse già un divo, io no, non lo sono mai stato, non lo sarò mai, e ne vado fiero. Lui con grande generosità, con grande simpatia, insomma, si stava insieme. E ci si confrontava, anche ci si suggeriva battutine, gag, cose. Quindi è veramente un personaggio molto divertente. L'aneddoto che si può raccontare, che io non ho vissuto in diretta, è proprio quello del suo infartino, meno male che possiamo parlarne ancora, possiamo dire che è veramente tutto passato molto tranquillamente. Quindi è un film molto carino, una commedia divertente, ben scritta. Io l'ho visto di recente, ben scritta, ben interpretata. I miei colleghi napoletani, da Sergio Assisi a, insomma, tutti. Adesso non voglio nominarli tutti per non fare torto a nessuno, faccio magari solo un piacere a Sergio, perché è l'unico che ho nominato, però insomma Antonio Fiorillo, il cinese Yang, che è stata per me una scoperta, perché è bravissimo, sembra veramente un giapponapoletano, non so come dire, un cinenapoletano. Quindi è stata una bella esperienza. Io di solito accetto anche ruoli minori, naturalmente, però che abbiano un costrutto, che abbiano un finale, cioè un personaggio che nasce, agisce e sparisce. Io non mi diverto e non li accetto. Invece quelli come questo, anche se inseriti, cioè vi è più se inseriti in una commedia, insomma, che è la parte più divertente di questo mestiere. Mi ci dico a capofitto, insomma, e insieme a Gerry abbiamo trovato questa caratterizzazione un po' fumettistica, no? Dei due zio e nipote che millantano un'appartenenza alla malavita organizzata, ma in realtà non sono altro che due poveracci, insomma, con il mito della. Più che della ricchezza, del predominio, ma che non riusciranno mai ad avere, il predominio della zona. Sì, intanto in televisione c'è parcheggiata a Netflix una miniserie di 6 puntate, molto bella, veramente molto bella, storica, sui briganti, girata già circa un anno e mezzo fa ormai. È stata annunciata la messa in onda nel 2004, ma non è stato annunciato il periodo, il mese, quindi la stiamo tutti aspettando, perché è veramente molto bella, storica e diciamo un colossal, perché veramente centinaia e centinaia di comparse, ma è una cosa veramente molto, molto bella, molto ed interessante, molto bella. Quella lì la stiamo aspettando. Poi non so se mi sfugge qualche altra uscita di cinema, a parte questa di Gerry. No, sembrerebbe di no. Sto attualmente
girando con un monologo che si chiama Sagoma e che rompe un po' gli schemi, diciamo, della mia condotta artistica, se così vogliamo chiamarla. Io ho quasi sempre, mi spiego, le cose più popolari che io ho fatto, quelle più viste, appartengono al genere leggero, diciamo comico. Molte, molte altre cose sono di genere diverso, sono più, diciamo, serie, impegnate, meno comiche, oppure non affatto comiche, anche perché molti non sanno che la mia formazione, diciamo, culturale, se così vogliamo dire, la formazione professionale, ecco, la formazione professionale è... Io ho fatto l'Accademia Fersen, ho frequentato l'Accademia Fersen negli anni 70, che era il centro del teatro d'avanguardia, ricerca, insomma, quello moderno, no? Quindi la mia impostazione era quella, prima di affrontare i ruoli comici veri e propri, io ho portato in scena i classici, classici italiani, stranieri, no? Naturalmente sempre con ruoli che fossero simpatici, diciamo, non proprio comici. E vengo, tutto questo preambolo, lo faccio perché questo sagoma, dicevo, scritto da Fabio Pisano con la regia di Davide Iodice, appartiene a quella cosa, è un po' più di impatto ed è rappresenta praticamente un attore che cerca il suo controluce perfetto perché una volta tanto vuole fare uno spettacolo dove non viene riconosciuto, ma lo fa per essere conosciuto, cioè conoscetemi dentro prima di riconoscermi come se fossi uno di voi, ma non sapete nulla di me. C'è un concetto un po' strano, sta andando molto bene, sta piacendo molto, sto un po' girando. Adesso quest'anno 2024 molto probabilmente passerò anche da Roma, stiamo insomma, ci stiamo lavorando. Poi sto per mettere in scena, sto invece contemporaneamente iniziando l'allestimento di un altro testo più o meno su questo genere che è di Ionesco, il drammaturgo francese, ed è La lezione, che non è drammatico, è divertente, però appunto è di quel genere un po' più, adesso si usa dire impegnato. Io in realtà non mi sento un attore impegnato, ma non mi sento neanche un attore comico, neanche un attore drammatico. Io ho sempre... E, ho sempre ripudiato le etichette. Attore, punto.